Allora, i rami della mandibola. I rami della mandibola sono delle lamine ossee, diciamo così, di forma quadrangolare, che originano dalla porzione posteriore del corpo della mandibola e formano con esso un angolo ottuso aperto anteriormente, che è detto angolo della mandibola, che tra l'altro coincide nel punto, quindi viene preso nel punto in cui si uniscono il margine posteriore e il margine inferiore del ramo della mandibola, quindi qui. Dicevo, quindi due margini già li abbiamo visti, posteriore e inferiore, ce ne sono altre due, in totale sono quattro, quelli dei rami della mandibola, e cioè margine anteriore e margine superiore. Le facce sono due e sono quella laterale e quella mediale. Per quanto riguarda la faccia laterale, essa è interessata da una rugosità sulla quale inserisce il muscolo massetere, che è la tuberosità masseterina. Questa qui, quest'area posta inferiormente nella faccia laterale del ramo della mandibola. Per quanto riguarda invece la faccia mediale, notiamo subito al centro il foro mandibolare, che è l'apertura interna del canale mandibolare e che lascia passare, che abbiamo visto che esternamente fuoriesce nel foro mentale, e che lascia passare i nervi alveolari inferiori e i vasi alveolari inferiori anche. E prosegue nel solco miloioideo, quindi verso il basso e verso l'avanti anteriormente, che poi insomma passerà anche al di sotto della linea miloioidea. Il foro mandibolare è inoltre delimitato medialmente dalla lingua mandibolare. Questa qui, che è un importante punto di repere per trovare il nervo alveolare inferiore. Dunque, per quanto riguarda invece la porzione più inferiore, anche qui abbiamo una rugosità, quindi sulla faccia mediale, che è la tuberosità pterigoidea, che dà inserzione al muscolo pterigoideo mediale, mentre il muscolo pterigoideo laterale avrà inserzione nella fossetta pterigoidea sulla faccia mediale del collo del condilo della mandibola, ma ci arriveremo. Il margine anteriore, ecco, esso risulta essere diviso in due labbri, il labbro laterale e il labbro mediale, che quindi determinano e delimitano la fossetta retromolare, la fossa retromolare, che poi coincide quasi con il trigono retromolare, che è questo qui in verde, come avevo detto già precedentemente, e il labbro mediale in particolare risulta anche essere, cioè risulta, viene anche detto cresta temporale, che è questa qui che vediamo anche in rosso. Per quanto riguarda il margine posteriore arrotondato, esso unisce il condilo della mandibola all'angolo della stessa. Il margine inferiore invece, che risulta essere in continuità con il margine inferiore o base del corpo della mandibola, si unisce a quello posteriore nell'angolo della mandibola, come detto in precedenza, mentre il margine superiore presenta l'incisura mandibolare, incisura della mandibola, che vediamo se ce la dà, ecco, incisura della mandibola, che è questa qui. E l'incisura della mandibola, quindi, è presente tra il processo coronoideo, che è questa porzione triangolare con apice rivolto verso l'alto e che dà inserzione al muscolo temporale, e il
Il processo condyloideo. Il processo condyloideo che sale, si arrampica verso l'alto ed è la porzione più craniale della mandibola, nel testo è la porzione più craniale della mandibola, risiede nella fossetta, nella fossa anzi mandibolare dell'osso temporale, con il quale intrattiene l'articolazione temporomandibolare, come detto in precedenza. Nello scorso video, cioè, ed è rivestito il condilo, la testa del condilo, da cartilagine. Testa del condilo, infatti, possiamo dividere il processo, quindi il processo condiloideo in collo del condilo, che è la porzione, inferiore, questa qui, e testa del condilo. E la testa del condilo è quella ricoperta da cartilagine e risulta essere nient'altro che a forma ellissoidale, ecco, come appunto i condili. E quindi ovviamente l'articolazione temporomandibolare sarà una condiloartrosi e quindi una diartrosi, un'articolazione mobile. Come detto, poi la faccia mediale del collo del condilo presenta la fossa pterigoidea, che è questa qui in viola, che adesso non mi seleziona, non ancora, eccola, vabbè, e dunque che sarà inserzione del muscolo pterigoideo laterale.